siamo qui con Andrea Sorbi, il Faraone Nero, vicino al Serchio, un fiume sacro per eccellenza, poi ci spiegherai perché, a Lucca. Abbiamo avuto dei rovesci importanti, persino il ciclone Nefertari. Bene, oggi è il 23 ottobre, Andrea, che cosa vuol dire e che cosa festeggiamo? Allora, il 23 ottobre, cioè il 23-10, secondo la Chiesa è Sant'Amon. 23-10 sono numeri sacri del dio Amon Ra degli Egizi. Sant'Amon ufficialmente sarebbe stato un vescovo francese di Toul, vescovo di Toul, vissuto intorno al V-VI secolo, il quale avrebbe praticamente retto la Chiesa francese in quel periodo. Nella realtà questo vescovo, che in realtà non è mai esistito, o se è esistito ci sono molti dubbi in merito, è praticamente la costruzione del dio Amon degli Egizi, come fa peraltro la Chiesa. Per esempio si può parlare di Papa Francesco, che ha scelto il nome Francesco in quanto il 4 ottobre, cioè il 4-10 che è 8, è esattamente il numero magico 418 che riguarda la parola abracadabra. Quel giorno si festeggia, oltre a San Francesco, si festeggia anche Sant'Amon, un santo egizio. Mi sembra proprio che il Papa Francesco ultimamente abbia un pochino messo l'acceleratore sulla una revisione all'interno della Chiesa. Secondo te è un vero passo di avvicinamento alla Chiesa verso il popolo, oppure è un qualcosa che vuole ancora di più confondere le acque? Allora, questo signore qui vuole confondere le acque ed è tutto finto ciò che sta facendo, perché sa perfettamente che stanno succedendo delle cose per cui la Chiesa ha per forza di cose bisogno di giustificarsi davanti a qualcuno. Il fatto che ci siano due papi e abbiano utilizzato tutta la numerologia riguardante il numero 19, quindi tutta l'alchimia egizia, fa capire che c'è qualcuno a giro. Questo papa qui sta facendo finta di fare le cose. Vorrei ricordare a tutti che questo papa parla soprattutto di preti pedofili, li ha condannati. Vero, il 31 di agosto ha firmato ufficialmente la condanna dei preti pedofili fino a 15 anni di carcere. Peccato che abbia messo anche una condizione che praticamente rende inutili le denunce, in quanto tutti coloro che denunciano preti pedofili si prendono automaticamente 2 anni di carcere. In poche parole, predica bene ma razzola molto ma molto male. Quindi si è di fronte a un'ulteriore bugia che proprio in questi momenti di crisi la gente invece si aspetterebbe il contrario. Una parola di speranza, una parola nuova, per vedere qualcosa di nuovo. Il futuro è ancora nero, Andrea? Lo vogliono far diventare nero e dovrà sempre essere peggio. Anche per esempio le variazioni climatiche, fateci caso che chissà perché in Italia tutte le domeniche piove. In poche parole, la gente viene lasciata sulla sofferenza. Basta vedere quello che è successo poi negli ultimi tempi a livello atmosferico e si capisce che sono molto molto finte le cose. Ecco, l'economia potrebbe dare sicuramente un suo valido contributo, si potrebbe vivere in una società dell'abbondanza, invece viviamo nella società della scarsità, questa scarsità di risorse che ci viene continuamente ricordata pagando le tasse, le imposte, cioè quello che ci impone lo Stato. Tutto questo a che fine? Allora, l'unico fine che hanno è quello di spennare la gente, detto chiaro e tondo. Cioè, le persone stanno venendo condotte in un ambito di schiavitù che è gravissimo. In poche parole, la gente deve pensare prima al denaro e poi a tutto il resto. In questo modo qui la gente, non avendo più modo di pensare, viene distratta da problemi ben più gravi, tipo la falsità delle classi politiche attuali, la falsità delle classi religiose, la falsità di tutto. Cioè, alla gente ultimamente gli sta importando il calciatore che si fa male piuttosto che la cultura e queste robe qua. La gente non deve studiare, deve essere lasciata nell'ignoranza, e siccome viene lasciata nell'ignoranza non deve capire certe cose. Ora è giunta l'ora di farla veramente finita. E fare magari poi a livello economico, come ha fatto l'Ungheria ora di recente, che ha praticamente mandato a quel paese il Fondo Monetario Internazionale e ha cacciato la guida della sua banca centrale, quelli che erano stati messi dai soliti noti, Bilderberg tra parentesi. Ecco, Gesù Cristo, quando gli fu fatto vedere una moneta, rispose: a chi dobbiamo dare questa moneta? Lui la girò, vide l'effigie di Giulio Cesare e disse: date a Cesare quel che è di Cesare. Ma oggi, con la banconota dell'euro in cui
non c'è nessuna faccia, nessuna firma, non è scritto da niente, nessuno effettivamente garantisce il valore di questa banconota. A chi dovremmo dare noi i nostri soldi? Allora, intanto Gesù Cristo non ha mai detto una cosa del genere, perché come qualcuno saprà nei miei video, io ho già spiegato più volte che Gesù di Nazareth è finto. Però il discorso del denaro serve semplicemente, teoricamente, come semplificazione amministrativa, ma nella realtà serve a rendere schiave le persone. Se veramente il denaro fosse una cosa di mera semplificazione, tutti i valori che vengono dati alle cose dovrebbero rimanere stabili. Non esiste quindi né economia, né finanza, né tutto il resto, né banche. Quindi siamo di fronte a una grandissima truffa. La gente non si sta rendendo conto che attraverso l'uso del denaro viene pilotata in un ambito di schiavitù. Bisogna farne a meno. E qui ora vorrei fare un cicchetto al signor Bergoglio, perché è giunta l'ora che la faccia finita di copiarmi il video. Perché tutte le volte che faccio un video di cui parlo di una cosa ben precisa, questo signore dopo 2 mesi viene a ridire le stesse cose. Controllate pure, andate a vedere, parlo del denaro, parla del denaro anche lui. Parlo della cupidigia, ora parla di cupidigia. Ma questo signore qui sta copiando le cose e le stanno copiando anche gli altri. È inutile, signorino, te non mi freghi, hai capito bene con chi ha a che fare, lo sai, vero? Ecco, anche la situazione politica purtroppo non è delle migliori. Si nota un impasse totale di quello che potrebbe essere una capacità politica che però non si esprime nei fatti. Quindi le cose rimangono sempre le stesse. Ora tu molte volte nei tuoi video parli di consapevolezza, che la gente dovrebbe essere consapevole. Qual è il primo passo che la gente dovrebbe fare per rendersi consapevole e libera dalle catene di questa schiavitù di informazione, di un'informazione che non esiste veramente, su quello che si potrebbe fare? Allora, la gente deve cominciare intanto a rifiutare tutti i personaggi che vengono messi dai soliti noti al governo. Puoi fare come ho fatto io alle elezioni, non mi vergogno, che io quando mi sono presentato per votare ho restituito la scheda davanti a tutti, ci sarà stata almeno 50 persone, e ho restituito la scheda chiedendo di scrivere sul verbale che i candidati scelti dai partiti erano assolutamente indegni di rappresentare l'Italia. È una cosa che per la Costituzione si può fare, e io in questo modo qui ho fatto rendere nullo sul serio il mio voto senza che ci possano mettere le mani, perché voi non avete idea dei brogli elettorali che vengono fatti durante le elezioni. Perché usano certi trucchi e certi metodi che spaventano. Io un pochino sono stato in politica, li ho visti fare e conosco certi trucchi. Quindi facciamola finita anche con le persone che hanno la mina sotto le unghie. Ecco, infatti succede che, sono parole molto forti, no, queste. Succede molte volte che noi, prima di affidare i nostri risparmi a qualcuno, ci dobbiamo controllare 1000 volte. Ma quando si va a votare, noi semplicemente, in pochissimi attimi, diamo la nostra fiducia a qualcuno che poi ci amministrerà, ci governerà per 5 anni. Bene, oltre ad andare a votare, noi che potremmo fare per avere fiato sul collo su quelli che hanno responsabilità verso di noi amministrativa e politica? Ma intanto fare immediatamente scioperi fiscali, disobbedienza di queste robe qui. In poche parole, la gente deve far capire che si è scocciata di certi individui. Tanto quelli pensano solo ed esclusivamente al loro potere, non gliene frega niente delle persone. Diceva Pericle nel discorso agli Ateniesi che un cittadino che non si occupa di politica è pericoloso perché è inutile. Quindi no, la gente non deve delegare ad altri il suo potere, che è il premio della democrazia. Ricordatevi che in questo momento non siamo affatto in una democrazia, ma è una dittatura mascherata. Chi governa sono soliti noti e non faranno mai e poi mai il bene di nessuno. Questa crisi è stata organizzata dai soliti che ora vogliono passare per salvatori. Non gliene frega niente di voi, io ve lo dico chiaro, non gliene frega assolutamente niente di voi. Loro pensano soltanto a gestire il potere e a rendervi schiavi. Vi vorranno mettere il microchip, non fate stupidaggini del genere. Non accettate l'euro come denaro, intanto quella lì non è una moneta vera. Nessuno la garantisce, e ricordatevi che tutto ciò che sta accadendo ora è fatto per portarvi alla miseria e alla disperazione. Non esistono crisi pilotate, cioè non esistono crisi vere o false. Questa è una crisi assolutamente pilotata ed è fatta appositamente per rovinarvi.
Io ve lo ripeto un'altra volta, state molto attenti e ricominciate a pensare e a ragionare, e non obbedite più a certi politici che tanto sono finti. Ecco, la crisi quindi che noi stiamo assistendo non è solo economica, ma è anche ambientale, è climatica. Anche morale. Morale. Ecco, questa crisi morale, che però poi si riversa anche in una natura che non sta nei suoi argini, ma straborda molte volte, ecco, come può essere contenuta? Quale prospettive abbiamo di fronte a qualcosa che non sappiamo neanche noi come sarà in futuro? Bisogna vedere cosa uno vuole gestire. Certamente la natura e l'ambiente vanno rispettati, e come se vanno rispettati. Ricordiamoci che noi, quando si beve un bicchiere d'acqua, l'acqua è gratis, la natura ci dà tutte le cose gratis, non c'è alcun costo. Chi mette costi e trova delle scuse perché costano troppo, sappiate che fa assolutamente il vostro male. Prima di tutto l'acqua è gratis, la luce deve essere gratis, tutto deve essere gratis, perché non sono queste persone che hanno creato l'Enel o la SIP o l'INPS o queste robe qui, sono solamente metodi per spennarvi, per mettere dei paletti che non servono a niente. Allora Andrea, per concludere, molte persone ti chiedono numeri, molte volte legati ai propri nomi o legati ai propri sentimenti, a quello che sognano. Quali sono i numeri che ti senti di dare e quale significato vogliamo dare a questi numeri? Allora, la numerologia, quella che si intende per i nomi, queste cose qui, è tutta roba assira, non ne riguarda gli egizi, c'è molto da dire. Per quanto riguarda i numeri, io vi posso garantire il numero 1 e 19, quindi funzioni del numero 10 e del numero 1 di nuovo, che sono i numeri sacri dell'alchimia egizia e del sole, del dio Ra. Questi qui sono tutti i numeri che sta sfruttando anche la Chiesa in questo momento. Prendete per esempio, Jorge Mario Bergoglio sono 19 lettere. Il numero 1936, l'anno della sua nascita, somma esattamente 19. Nel suo nome c'è San Mario, che è il 19 gennaio. Sta nella casa Santa Marta, al numero 201, quando Santa Marta si festeggia il 19 gennaio. Ricordatevi che Santa Marta era moglie di San Mario, quindi Gens Maria romana. E 201 è il nome del Signore, che 20 meno 1 fa sempre 19. Tanto per fare un esempio. Sappiate che certe persone sanno come usare certe numerologie magiche come arte di governo. Se non state attenti, vi metteranno altri numeri. Poi scordiamoci che il numero 666 riguarda il diavolo, il demonio. Per il semplice fatto che il demonio è un'invenzione della Chiesa, che poi esista il male, quello non c'è alcun dubbio, perché il male e il bene esistono. Però ricordatevi benissimo che certe creazioni sono studiate ad arte per impedire la conoscenza e la verità alla gente. Io non voglio dirvi nulla, vi dico soltanto svegliatevi e di brutta, e sarà meglio che vi sbrighiate, perché questi vi stanno per fare un mazzo tanto. Io l'ultima cosa, io non vengo creduto, ma io quando dico che sono, l'ho già ripetuto più volte, io lo posso dimostrare, e tantissimi altri lo sanno perfettamente chi sono. Voi siete liberi di crederci oppure no, ma sappiate che io vi sto raccontando la verità.